Ossia, tenete conto che San Carlo ha benedetto la prima pietra, la posa della prima pietra, nel marzo del 1584. La facciata dove eravamo prima, che è del Pollack, l'architetto Pollack, che era un viennese che nella sua epoca era uno dei più importanti, è del 1820. Quindi la chiesa praticamente è andata in evoluzione costruttiva dalla fine del 500 a dopo l'inizio dell'800. Perciò anche all'interno potrete vedere la varietà di stili, praticamente ci sono tutto il 600, tutto il 700 e tutto e buona parte dell'800, perché poi i dipinti interni sono anche quelli di epoca successiva ancora, ci sono tre secoli praticamente di arte all'interno del santuario. Ecco, questa parte dell'abside è fatta di mattoni, perché piano piano hanno costruito i vari pezzi. Ci è stato spiegato che questi lutti, ad esempio, sono per i piccioni, infatti si vedono quegli spuntoni che vengono messi apposta anti piccioni, in realtà non erano altro che i lupi dove venivano messi i legni nell'impalcatura, bravissimo, per poi salire i vari piani, che è una caratteristica costruttiva tipica dell'epoca, tra l'altro. Poi levavano i legni e rimanevano i buchi e non li riempivano, li lasciavano così per far vedere. E da qui si parte, e ci ha spiegato questa signora, che si vede proprio la differenza, no? Dell'inizio da questa parte, delle varie fasi, vari stadi con cui è stata costruita poi all'interno. Infatti lì si vede un arco che è stato riempito poi. Esatto, sì. Perché comunque, come le dicevo, siccome in ogni caso sono state fatte modifiche in epoche successive, magari nel 1000 c'era un portale più grande che poi hanno deciso di ridurre, magari nel 1600. Non sai che i buchi, più che lasciarli per far vedere, era perché nel caso si dovevano fare le riparazioni, poi come salivano su? È rimettevano l'impalcatura. Sì, sì, è possibile, giusto. Comunque poi sono rimasti. Comunque quella in mattoni è proprio la prima parte originaria che, come vedete, nasce proprio sopra l'originaria cappellina di campagna. Scusa Daniel, vai. Hanno voluto lasciarla in mattoni, sennò avrebbero potuto coprirla nel restauro con tutta il tonaco. Questa è proprio la dimostrazione del fatto, attenzione, che questa è la parte che è nata proprio a seguito del miracolo. E anche perché così piccolina avevano detto. San Carlo aveva chiesto, un tempio mariano, aveva chiesto all'architetto Pellegrino Tibaldi di progettare questo tempio. Ha fatto un primo progetto e quando lui è andato a presentarglielo gli ha detto no, non va bene, lo voglio ancora più grande. Ha fatto il secondo progetto e ha detto no, lo voglio più grande ancora, perché partire da una cappellina così, i rodensi erano in quel periodo, si raccontava, quasi 2000 persone, entrando lì adesso si vede che da una cappella così ha un tempio che per Rocchi ha 56.000 persone, adesso non può andare bene. Ma è gigante rispetto a quello che era nel 1500 la cappella. Infatti il Tibaldi obiettava, ma se ci sono 2000 abitanti cosa ve ne fate in una chiesa che ne contiene 3000? E San Carlo disse l'importanza di questo miracolo è tale che voglio un simbolo della cristianità a ridosso della parte protestante, della Francia, della... Esatto, per contrastare. E ottenne questo progetto.